La vita di Marco Carta e di suo fratello Federico non è stato facile avendo perso entrambi i genitori. Marco e Federico sono cresciuti con la zia e la sua famiglia, ma nonostante le gravi perdite, non sono sempre stati molto uniti. Ai microfoni di Caterina Balivo, nello studio della trasmissione Vieni da me, il cantante svela alcuni dettagli del rapporto con il fratello Federico. Nel corso degli anni ci sono stati momenti in cui sono stati lontani, ma oggi sono davvero molto uniti. Quando è nata Zoe, la mia nipotina che per me è come mia figlia, Federico è diventato padre ed io sono diventato zio e ci siamo molto uniti. Oggi non serve parlare molto per capirci. Sappiamo che io amo lui e lui ama me anche se non ce lo diciamo, spiega un emozionato Marco Carta che rivive anche il momento che ha cambiato per sempre la sua vita, ovvero l'ingresso nella scuola di amici e l'incontro con Maria De Filippi che resta, per lui, una figura fondamentale. Si passa, poi, al ricordo del padre che Marco non ha mai avuto, non mi ha voluto conoscere, ricorda il cantante. I racconti privati di Marco Carta a Vieni da me. Marco Carta si racconta svelando dettagli inediti della sua vita davanti alle telecamere di Vieni da me. Il cantante sardo apre il suo cuore ai microfoni di Caterina Balivo parlando della parte più privata della sua vita. Dopo aver fatto coming out svelando di essere gay e di avere un fidanzato, Marco Carta sogna di diventare padre. Sono stato cresciuto da due etero, con l'idea che avrei amato una donna e non è andata così. Perché dobbiamo credere che se avessi avuto invece due mamme o due padri sarei stato in automatico omosessuale. Io so che posso dare a un bambino un amore enorme e che questa, per lui, è l'unica cosa che conta, ha spiegato ai microfoni del Corriere della Sera. Cresciuto dalla zia dopo la morte della madre, Marco Carta sogna di avere una famiglia per donare tutto l'amore che ha nel cuore. Marco Carta e i problemi di salute. Marco Carta, negli scorsi mesi, ha affrontato un periodo particolarmente delicato. In estate, infatti, ha subito una delicata operazione che lo ha costretto a restare in ospedale per un po', lasciando da parte per un po' la musica. Non era un'ulcera. Diciamo che al momento non mi va di entrare nei dettagli dell'intervento. Ci hanno già pensato i medici, ha ammesso Marco in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV, devo imparare a esternare i miei stati d'animo. Oltre ad avere un'alimentazione corretta, bisogna avere una mente sana e questo lavoro talvolta causa troppo stress. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.